sicuramente la base della cultura di tutti noi, e vedo anche un bimbo, delle persone giovani, per avere la possibilità di utilizzare con la nostra mente quello che è l'arte, bisogna iniziare da piccoli, bisogna vedere tanto, bisogna vedere il bello, bisogna vedere il brutto, bisogna vedere il rapportare le immagini, e quindi ai genitori dico bravi, portate sempre i vostri bambini a vedere tutte le mostre, perché è fondamentale. L'educazione dell'occhio al colore, alla forma, alla geometria, ma anche alla disarticolazione di tutto che può essere quello che succede nell'arte, è molto molto importante. L'educazione parte da questo. E ringrazio Dario che fa un grande lavoro, e vi lascio al nostro artista. Grazie. Grazie. Grazie a voi, grazie. Allora, io non sono tanto brava con le parole, però cercherò un attimo di presentare Enrico. Allora, parola d'ordine di questa mostra, il colore, come avete potuto notare. La pittura di Enrico è una pittura appunto basata sul colore e sull'astrattismo. Tra le varie influenze, come appunto si può notare nei nostri quadri, abbiamo la cultura orientale, il Giappone, e possiamo dire anche un po' l'esotico in Africa. Perché? Perché appunto lui predilige i colori caldi, l'oro, il rosso, l'arancione. Perché questo? Perché allora lui ha definito la sua pittura una pittura di sensazioni, perché appunto questi colori gli donano gioia, ok? Prova proprio un sentimento di piacere quando li guarda e quando li stende nella tela. E appunto questo sentimento ho voluto rappresentarlo in questo modo. E niente, vi lascio la parola se vuoi dire qualcosa. Beh, innanzitutto io ringrazio la situazione della figura di Giovanna e anche di Matteo, che come prima ha dato il suo contributo, che mi hanno lasciato l'opportunità di realizzare questa cosa, che per me era abbastanza impensabile dopo solo 5 anni che dipingo, ed è stata davvero un'emozione importante, lo è tuttora. E ringrazio Francesca che mi ha fatto una bellissima intervista che avete potuto leggere e mi ha aiutato ad allestire la mostra, ma più di tutti ringrazio tutti quanti presenti e non che mi hanno supportato e mi hanno alimentato questo fuoco artistico e questa creatività che mi ha portato a realizzare quello che vedete e in futuro quello che